essere un po' costretta a venire, è un'ora insolita, e d'altra parte poi ecco, deve fare ritorno a Tursi e l'orario non è proprio quello che si addice per viaggiare per tanti motivi. Comunque l'abbiamo invitata eccellenza perché vogliamo vivere un momento bello. Noi ecco, diciamo che dobbiamo vivere nelle nostre comunità momenti belli e a volte ci capita anche di vivere momenti meno belli. Questo è sicuramente un momento molto, un momento eccezionale. E la sua parola, la sua presenza ci onora in questa sera ed è anche un motivo, poi dopo alla fine lei sicuramente spargerà, spalmerà qualche parola di speranza, di lode, anche di costanza a questo coro polifonico, perché è una parte attiva di Latronico. Noi ci si lamenta sempre nelle comunità, a volte ecco, leggendo anche su Facebook ci sono sempre delle lamentele, a volte le lamentele ci devono anche essere per spronarci, tra questi mi metto anch'io, però dobbiamo anche muoverci, fare qualche cosa, perché soltanto aspettarci dagli altri è troppo, ben poca cosa, diciamo. Ebbene, questo gruppo che si è costituito è, diciamo, lo dico veramente con chiarezza, che è parte attiva della nostra comunità. Come nasce questo gruppo? Dobbiamo darne atto a Don Antonio Donadio che, ricordando il giorno della sua fanciullezza, quando la maestra Maria Luigia suonava in chiesa, e così c'erano anche delle ragazze che cantavano, ormai sono mamme di famiglia, alcune, altre comunque ecco, sono cresciute. Ho voluto il coro in preparazione, questo coro in preparazione a questo suo evento della sua vita. E io in verità, come ho già detto, ero un pochino titubante, gradivo che ci fossero i ragazzi, quelli che ecco, fanno parte, che cantano ogni giorno nella messa delle 11, però lui ha insistito e hanno animato la ordinazione sacerdotale. Quindi dopo ci hanno un po' riflettuto, è stato un evento veramente importante, bello, significativo, hanno fatto gruppo e allora hanno detto ma perché non continuare in questa esperienza? E così è nato questo gruppo polifonico parrocchiale che ha preso uno statuto, poi vi verrà detto con più precisione dal direttore del coro, ha preso come nome Kerigma. È tutto un Kerigma significa annuncio, il primo annuncio della parola di Dio, che è l'annuncio di salvezza, l'annuncio della resurrezione di Gesù. E quindi diciamo che è nato sotto il patrocinio della stessa parrocchia. Ho voluto soltanto un pochino introdurre come mai, come è nato questo coro polifonico parrocchiale. Allora, c'è un'altra esperienza, quest'anno la veglia di Pasqua e poi si è pensato anche di introdursi proprio con altri canti non prettamente religiosi e abbiamo così ecco, siamo arrivati a questa sera. Il mio saluto al sindaco, il presidente delle associazioni che abbiamo invitato, un pensiero anche in questo momento lo dobbiamo rivolgere al maresciallo che non è presente ma perché mi ha telefonato la signora, sapete che la figlia è stata incidentata a Napoli e quindi adesso è andata a prendere a casa,
però per qualche piccolo inconveniente, insomma, quindi sono rimasto a casa e mi ha telefonato e voleva anche, ecco, da parte. Quindi noi ricordiamo sicuramente figlia unica, essendo montando delle figlie uniche, ma stava attraversando le strisce pedonali che stavano investite, quindi un saluto anche a lui che si scusa per non essere presente. E allora poi complimenti voglio fare al gruppo polifonico, io li ho seguito in modo particolare nell'impegno che hanno profuso tutte le sere per fare le prove, quasi come se fossero ritornati a scuola. Lo spirito di sacrificio poi che li ha animato. Come dicevo, con questo progetto si dà il battesimo perché vengono inseriti non solo canti prettamente religiosi, ma anche dei canti così popolari di altro tenore. Il concetto di questa sera è il nome di Maria, perché con Maria inizia tanto, con Maria, la Vergine Maria. Dire ho voluto mettere questa parola, è iniziato tanto. E inizia tutto, con Maria inizia tutto. Inizia la storia mia, la storia della mia salvezza, la storia di ciascuno di voi, della vostra salvezza. Perché Gesù è entrato nel regno di Maria. E quindi, ecco, abbiamo voluto dare questo titolo, il nome di Maria, ma nello stesso tempo il nome di tutte le mamme. E perché, vedete, la nostra vita è iniziata nel grembo della nostra mamma. Abbiamo voluto scegliere, ecco, questo tributare questo amore alla Vergine Maria, a tutte le mamme. Avremmo potuto scegliere altri momenti. Quello che abbiamo voluto anche fare in questa cappella dedicata alla Vergine Maria delle Grazie e anche a conclusione del mese di maggio, che poi la sua conclusione sarà il 31 con la fiaccola. E allora adesso voi pensate sulla quando la finisce. Allora non mi resta che augurarci un buon ascolto e penso, anzi ne sono certo, una piacevole serata serena.
Il mondo vive un momento di angoscia e di tristezza. I venti delle guerre, il rallentamento morale e spirituale, le ingiustizie sociali e le violenze che lo avvelenano possono spingerci allo scoraggiamento e alla sfiducia. Maria, la Vergine Santa, dolce Madre del Cielo, donandoci il Cristo suo Figlio, Redentore dell'uomo, diviene segno di sicura speranza e di rinnovata letizia per il mondo. Questa preghiera, tanto cara a San Giovanni XXIII, attribuita al Papa Innocenzo III, è un testo di grande tenerezza e fiducia in colei che con la sua intercessione è causa di gioia e salvezza per ogni uomo. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che carina, te benedisso, l'eterno consiglio. Tu sei colei che umana natura nobilitasti sì, che il tuo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana pace di caritate è giusto tra i mortali se di speranza fontana di pace. Donna, sei tanto grande e tanto vaglio che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disgrazia vuol volar senza anni. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a domandare per ore. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te salute, quantunque creatura è di bontà. Thank you.
La nostra fede ruota intorno al grande tema della redenzione, che si è manifestata a noi attraverso la croce di Cristo. È lì, infatti, che Cristo rivela a ciascuno di noi il suo amore, un amore tanto forte e potente che nessuna cosa al mondo potrà mai separarci da Lui. Con quel gesto sublime ha rivelato il cuore di Dio e ha toccato il cuore dell'uomo, così che da quel momento in poi ogni nostra azione riceve senso e significato da quel gesto. L'amore di Cristo ci spinge dunque a pensare la nostra vita in quella direzione, a fare delle nostre azioni un eco dell'amore di Cristo che ci ha amato, fino a dare per noi la sua vita. E quella vita che continua a rivelarsi nell'esperienza dei chiamati, dall'esperienza dei patriarchi a quella dei santi, da quella di Maria a quella di ciascuno di noi. La vocazione fondamentale di ogni credente è quella di farsi strumento di questo amore. Così, anche la vocazione alla maternità assume un ruolo particolare. Ogni madre non genera solo la vita terrena, ma anche per quella eterna. La mamma, dunque, è ponte dell'amore materno di Dio, il quale, come ci ricordava Papa Giovanni Paolo I, è padre ma ancora di più che madre. Nessuno dunque potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore.
altro tipo di maternità, non tanto quella fisica, ma al contrario, quella spirituale. La verginità, infatti, non priva la donna delle sue prerogative. La maternità spirituale riveste molteplici forme, quella delle consacrate, ad esempio, che si esprime come sollecitudine per gli uomini, specialmente per i più bisognosi, ammalati, anziani, bambini. In queste due forme di maternità converge un mirabile sentimento, l'amore. Ad entrambe queste figure di madri è dedicata pertanto questa canzone, composta da Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini nel 1940, cantata da diversi prestigiosi interpreti, da Beniamino Gigli, Luciano Taglioli, Claudio Villa, Nunzio Gallo, fino ai nostri giorni. È un classico della canzone italiana. Cavaliere Divinitate di San Giovanni Paolo II, Papa. La maternità contiene in sé una speciale comunione col mistero della vita che matura nel seno della donna. La madre ammira questo mistero con singolare intuizione, comprende quello che sta avvenendo dentro di lei. Alla luce del principio, la madre accetta ed ama il figlio che porta in grembo come una persona. Questo modo unico di contatto col nuovo uomo che si sta formando crea a sua volta un atteggiamento verso l'uomo, non solo verso il proprio figlio, ma verso l'uomo in genere, tale da caratterizzare profondamente tutta la personalità della donna. Thank you.
prossimo brano è La Vergine degli Angeli, l'inno religioso in sol maggiore che chiude il finale del secondo atto della Forza del Destino di Giuseppe Verdi. Ambientato nella chiesa della Madonna degli Angeli presso Fornaquelos, piccolo paese dell'Andalusia, si narra che il maestro Verdi si recasse spesso a pregare presso un altare minore della Basilica di Porto Maggiore, piccolo borgo della Bassa Piacentina, a pochi chilometri dal paese natale di suo padre, Luigi Agostino, su cui campeggia un enorme dipinto intitolato La Risurrezione di Maria, opera del pittore palmense Francesco Scaramuzza, in cui appare una Vergine portata in cielo da una folta schiera di angeli. Tradizione vuole che sia stato proprio questa magnifica tela ad ispirare al compositore questa celebre aria solenne e raccolta al tempo stesso. Maria, Vergine Regina degli Angeli, i tuoi occhi, colmi di tenerezza, ci assicurano una continua materna assistenza e promettono aiuto divino a quanti si prostrano ai piedi del tuo trono o da lontano si rivolgono a te chiamandoti il loro soccorso. Ottienici il perdono delle nostre colpe, aiuta la nostra volontà a tenerci lontano dal peccato e dall'indifferenza, per essere degni di chiamarti sempre madre. Donaci quella pace serena dove l'odio, la colpa, il pianto per il ritrovato amore si trasformano in canto di letizia come il canto dei tuoi angeli. Thank you.
padre Ben viene da me, dicendo parole sagge, lascia che accada. E nella mia ora di buio, lei resta in piedi, proprio di fronte a me, dicendo parole sagge, lascia che accada. Sono i primi versi del dramma a loro proposto, Lady è una canzone di The Beatles pubblicata a marzo 1970 come singolo, ma è anche il titolo del loro album omonimo. Il brano viene scritto quasi interamente da Paul McCartney, ma come di consuetudine venne accreditata alla coppia Lennon McCartney. È stato il loro ultimo singolo. Secondo quanto dichiarato da McCartney, l'idea di Lady B gli venne grazie ad un sogno che aveva fatto, nel quale sua madre, morta di cancro quando lui aveva 14 anni, cercava di rasserenarlo dalle tensioni che circondavano le sessioni di registrazione del Big Album, dicendogli che sarebbe andato tutto bene, solo lascia che sia. La madre Mary del testo è infatti proprio la madre di Paul, che si chiamava così. Un testo pieno di speranza, che ricorda di non lasciarsi andare allo sconforto, nemmeno nell'ora più buia, perché in qualche modo le cose andranno meglio. Thank you.
Nel prossimo brano cantiamo il mistero dell'incarnazione. In esso troviamo la fonte della gioia e dello stupore. Da esso traiamo i fondamenti della nostra fede, perché riconosciamo in Gesù il Dio fatto uomo per noi, perché in Lui troviamo il senso della nostra esistenza e la certezza della nostra redenzione, ma anche la presenza amorevole di Maria che, partorendo Gesù, ha inaugurato una nuova era, l'alba dei tempi nuovi. Dalla lettera alle donne di San Giovanni Paolo II Papa. Grazie a te, donna madre, che ti fai grembo dell'essere umano, nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce. Ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta sponsale, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna, con la percezione che propria della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Oh, God.
Giovanni XXIII. Le parole con cui San Giovanni Paolo II iniziò il suo pontificato rappresentano ancora oggi un'esortazione attuale per ciascuno di noi, quella di aprire il cuore e la vita a Cristo Redentore. Questo inno, composto per la sua beatificazione, è una piccola sintesi dei temi fondamentali del pontificato: la fede entusiasta in Cristo, il ruolo dei giovani portatori di speranza, il senso della sofferenza che ci conforma a Gesù crocifisso, lo slancio apostolico protesso all'annuncio del Vangelo, l'amore per la Vergine Maria che intercede per noi. Ad ogni strofa si ripete: aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. L'invito sempre attuale a vincere ogni timore nei confronti del mondo e a superare le difficoltà che incontriamo nella testimonianza della fede. Come tante volte ci ha ricordato Benedetto XVI, è legato al fatto di spalancare il cuore all'amore di Dio, affinché la forza dello Spirito Santo possa trasformare la nostra vita all'immagine del risorto. Siamo incaricati di praticare l'antico mistero dello schiavo, cioè di colui che apre le porte e accoglie la gente. E del resto, nella storia della Chiesa non è mai esistito il ministero di colui che chiude le porte in faccia alle persone. Così Papa Francesco si è espresso nell'omelia del mattino del 12 maggio a Santa Marta: ognuno di noi è chiamato ad essere docile all'azione dello Spirito Santo, aprendo non solo le porte del proprio cuore alla perenne novità del messaggio di Cristo, ma anche all'apertura totale e disinteressata delle nostre esistenze ai nostri fratelli vicini e lontani, trasformandoci il riflesso della bontà e misericordia di Dio. Thank you.
dall'enciclica Pace in Terra di Giovanni XXIII Papa. La pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire restaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio. I progressi delle scienze, le invenzioni tecniche, attestano come negli esseri e nelle forze che compongono l'universo regni un ordine stupendo, e attestano pure la grandezza dell'uomo, che scopre tale ordine e crea gli strumenti idonei per impadronirsi di quelle forze e volgerle al suo servizio. Ma i progressi scientifici e le invenzioni tecniche manifestano innanzitutto la grandezza infinita di Dio, che ha creato l'universo e l'uomo. Ha creato l'universo, profondendo in esso tesori di sapienza e di bontà. Come esclama il salmista: «Oh Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! Quanto sono grandi le tue opere, oh Signore! Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e ha creato l'uomo intelligente e libero, a sua immagine e somiglianza, costituendolo Signore dell'universo. Hai fatto l'uomo, esclama ancora il salmista, per poco inferiore agli angeli. Lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Hai posto tutte le cose sotto i suoi piedi». Di questo primo progetto del coro polifonico parrocchiale Gherim, e con un po' di emozione vi confesso che prendo la parola, ma per diciamo il ruolo che l'Assemblea dei Coristi, così come stabilito nel regolamento, ha voluto affidarmi, cioè quella di direttore artistico di questo coro. E mi corre in questa bella, festosa e quantomeno ho visto così partecipata riunione, dove abbiamo un pochino riflettuto, ci avete ascoltato, mi corre l'obbligo dei ringraziamenti. Primo ringraziamento ovviamente a tutti i colleghi coristi che veramente con spirito di abnegazione, ma con tanta volontà, hanno dato veramente se stessi perché si realizzasse questa bella serata. Siamo ovviamente, abbiamo messo nella brochure una piccola indicazione di come è nato questo coro, ed è nato in occasione di un'ordinazione sacerdotale della Vittoria Antonio. E poi c'è stata la volontà da parte di ciascuno di noi di voler continuare questa bella esperienza, che vi assicuro è una grandiosa esperienza dello stare insieme, del vivere bene insieme. E non siamo tutti al completo questa sera, i componenti sono circa 40 persone. Questa sera, ecco, ce ne sono molti, e a loro va il mio saluto e anche il mio ringraziamento. Ecco, quelle persone che per motivi di studio, per motivi di salute, ecco, non sono potuti essere qui presenti a dare il proprio contributo per questa sera. È un coro che ovviamente cerca nel suo piccolo di offrire un servizio, ma nello stesso tempo di non essere teso. Ecco, è quella di un servizio alla comunità, specialmente nelle celebrazioni liturgiche e poi anche nelle manifestazioni così che vedono la comunità riunita. E cerchiamo con tutte le nostre difficoltà, anche quella di far fronte diciamo alle piccole spese che ci sono, ecco, cercando di autotassarci pur di non costituire un peso, perché lo facciamo con grande voglia, quella di stare insieme nello stesso tempo, ecco, come diceva Sant'Agostino, cercare di pregare Dio, farlo due volte attraverso il canto. E quindi questo è lo spirito che ci anima, una profonda comunione ecclesiale e anche la voglia dello stare bene insieme,
riflettere, nel pregare, nel sentirci utili nello svolgere quello che è un servizio. Mi veniva in mente, cantando questa sera, mi venivano in mente le parole di un poeta libanese, che sicuramente avete sentito nominare, Karim Gibran, che diceva che la magia che si crea nel canto, nella musica in generale, è dovuta principalmente a due fattori: la vibrazione del cuore di chi ascolta e il canto dei cantori. Penso che questa sera ci sia stata questa comunione, diciamo, di intenti. Penso, mi auguro, che il vostro fremito nel cuore, nel sentire quello che con tanta umiltà, con tanta semplicità, abbiamo voluto mettere insieme. E poi, ecco, non per ultimo, certamente, mi corre anche l'obbligo di ringraziare tutti voi che questa sera ci avete onorato veramente della vostra presenza. Era la nostra prima uscita pubblica e di conseguenza va a voi, diciamo, il nostro ringraziamento, il ringraziamento mio personale, ma a nome del coro che ho l'onore, ecco, di come dire, coordinare, ma soprattutto alle autorità presenti, primo fra tutti il nostro vescovo che ci ha onorato della sua presenza, a cui va il mio ringraziamento. E in modo particolare, Dulcis in Fundo, la nostra maestra di musica, grazie al loro servizio, alla loro testardaggine, alla loro volontà ferma, ogni qualvolta, con la loro infinita pazienza, per potervi soggiungere, e siamo potuti, come dire, arrivare a questo. Siamo, come dire, abbiamo cercato con tutte le nostre difficoltà di essere docili ai loro insegnamenti, da parte nostra poi abbiamo messo la voce, abbiamo messo diciamo, la volontà di migliorare nel nostro piccolo. E non ho altre parole da dirvi, vi ripeto, anche a causa dell'emozione, però l'ultimo canto che ascolteremo, il canto Pace in Terris, è il canto che, come è stato preannunciato poco fa, è l'omaggio che facciamo al nuovo santo, il Papa Giovanni XXIII, che prende il nome appunto dalla sua mirabile enciclica. È il canto che ci permettiamo di dedicare a tutti voi, ma in modo particolare al nostro vescovo, e di conseguenza, come gesto, diciamo, anche di benevolenza da parte nostra, di ringraziamento, ecco, vogliamo fare dono a lei, Eccellenza, di quello che ci distingue nelle celebrazioni liturgiche e nelle occasioni pubbliche, che è appunto la stola rossa con il logo del coro, che è, ma speriamo e mi augurio che già il nome, primo annuncio, che possa costituire sempre un annuncio di cose belle, un annuncio di novità, un'apertura, come si diceva nel canto precedente, aprire le nostre esistenze all'amore di Dio, ma anche all'amore tra di noi. Come avete scritto qui alla fine della
è l'ultima pagina, mi ritrovo completamente, sono molto di più, ho trovato scritto, allora l'hanno già detto, e veramente lo stare insieme significa crescere in umanità, nella fede e nella cultura. Stando insieme si cresce, stando insieme si migliora, stando insieme si costruisce. Voi vi siete accorti cosa significa stare insieme? Fare di tante persone, di tante voci un coro solo, e non è facile. Avete costruito un edificio, adesso dovete arredare gli interni, le tende, i colori, i divani, e cioè mi auguro di affinare sempre di più quello che il vostro stare insieme e l'esprimere con la voce ciò che avete dentro, perché ci avete una potenzialità enorme. Penso alla solista che hanno fatto qualcosa di... penso alla direttrice, penso a tutti voi, ma ho visto la serietà, la passione, l'impegno. Ecco, questo è la base per poter fare qualcosa che all'altro amico mancava, è vero, mancava un cuore così fatto. Però siate consapevoli che, come diceva un mio rettore, quando noi ci lamentavamo, ma che ti lamenti, il peggio deve ancora venire. E cioè, veramente la vita è una sfida, e affrontare questa sfida insieme è vincente. E quindi voi state sulla strada giusta, perché ci saranno tante difficoltà, un po' di stanchezza, un po' di delusione, qualche volta qualcosa che magari non va proprio come noi pensiamo, è la prova che state facendo bene. Se la superate diventerete perfetti, proprio perché nel superare le prove l'uomo cresce. E voi che siete già ormai abbastanza maturi, forse vi mancava questa esperienza dello stare insieme, di crescere insieme, e questo vi aiuterà in tutti gli altri settori. Ma se permettete, il coro dei bassi è privilegiato. Sapete perché? Sei egidio suono. Alle prove fino alla fine. Allora io vi auguro veramente, dato vi ringrazio di questo invito pressante di Don Giovanni, no, dovete venire a qualsiasi ora, e mi sono pacchettato con le mie mani perché a quest'ora, però è stato bene. Ma un consiglio volevo darvi: la prossima volta che fate un concerto, meno letture. Sono state bravissime, è più caldo, perché il concetto è così proprio. Invece questa sera abbiamo fatto la compresa, cioè delle riflessioni, è stato compreso come inizio, va benissimo. Però se andate in giro fuori a fare dei concerti, poi li chiameranno. Sarebbe famoso in assistenza, per esempio. Quando chi è stato la causa di tutto? Io con due particolarità. Sapete che la settimana scorsa siamo stati col Papa, tutti i vescovi italiani. È la prima volta il Papa ha voluto inaugurare l'assemblea, non era mai successo. Fatto mezz'ora di discorso, poi due ore di dialogo. Ognuno poteva dire quello che voleva. Ed è stata una cosa più bella, ovviamente. Dove
quello di Spontera direttamente, no? Non vi dico quello che ci ha detto, perché quando ha cominciato il segretario ha detto extra omnes, che si dice quando comincia il conclave. Cioè tutti quelli che non sono interessati vanno fuori. Ma volevo dirvi che in questo modo è ancora più affascinante di quello che si mostra pubblicamente, qualcosa di straordinario, perché viene da una cultura, da una formazione fresca, nuova, immediata. Una cosa ve la posso dire: quando gli abbiamo chiesto un giudizio sull'Europa, lui ha detto, venendo dall'America Latina, una chiesa giovane, popolo giovane, e che io mi vedo molto stanco. L'Europa è stanca di fare figli, è stanca di impegnarsi nei valori in cui ha sempre creduto, è stanca di impegnarsi a difendere, non so se l'ha detto lui, l'abbiamo pensato, comunque, ha detto, immaginate, vedete dove si trova unita, solo intorno ai soldi, solo intorno all'euro, se deve fare una legge, una riunione speciale, poi se deve andare a favore di nuovo per conto suo. Ma se deve fare qualcosa, prendere una decisione riguardo i soldi, ci trovano tutti immediatamente, di notte, di giorno. Ecco, questo ci deve far pensare. E questa sera io spero che sia un segno di, come avete, è stato già detto, di speranza, per qualcosa che porti entusiasmo. Perché la speranza è una parola che, se non la si, come dire, riempie di contenuto. E uno dei contenuti è proprio questa capacità di guardare avanti con entusiasmo che ci viene dalla fede. Mercoledì abbiamo avuto un gruppo di giovani locali che sono stati ricevuti dal Papa in Piazza San Pietro. È venuto anche il Presidente della Regione, una bambina di 12 anni, e ha vinto un premio nella scuola San Giovanni Bosco di Potenza, un altro di laurea. E cosa dobbiamo dare al Papa, abbiamo pensato? Abbiamo fatto fare un Tao, tipo questo, un po' più grande, da dare, però l'ho detto alla bambina. Quando arriva il Papa, tu fallo benedire e poi dici, Papa, te lo vuoi mettere? Papa Francesco. È arrivato il Papa, visto il Tao, e l'ha benedetto. E la bambina non gli veniva. Il Papa pensava che era per lei, poi dice, te lo vuoi mettere? Il Papa ha detto, ma è per me? Sì, sì, è per me. Grazie, che bel regalo. Ha abbassato la testa, la bambina gliel'ha messa sul collo, sono delle foto bellissime, e lui gliel'ha messa, l'ha portata questa con il tavolo. E poi ha fatto il discorso. E ai giovani lucani ha detto, cioè sull'Osservatore Romano di giovedì, ha detto, vi affido una missione d'amore per un mondo migliore con Cristo al centro, perché ha citato San Bernardino da Siena, che era il giorno prima dell'Eucaristia. Io ve lo dico questa sera, una missione d'amore per un mondo migliore con al centro Cristo. Penso che ognuno di noi possa portare questa grande passione missionaria, una missione d'amore, non un gesto, una missione, cioè ogni giorno essere capace di amare per migliorare il mondo. Se lo facciamo come avete fatto voi questa sera tutti insieme, è sicuro che riuscirà, perché il Signore è corpo, è comunità, è comunione, non è da solo, non è singolo, è Trinità, e tutto ciò che Lui fa e che vuol bene, che è espressione della sua realtà, è comunione, è comunità, è coro, come diceva Santa Cristina. Cosa D'Agostino diceva? Chi canta bene prega due volte. Quindi loro pregano due volte, non sono io. Dobbiamo cantare bene, quindi voi di sicuro pregate due volte. Bene, scusate, sono stato un po' lungo contro me stesso, però veramente grazie di questo inizio e auguri. Non vi stancate, non vi perdete d'altro. Il peggio deve ancora venire, ma il meglio ce l'avete dentro di voi.